One that's rapping, oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest. Salve a tutti ragazzi, eccoci qui in un nuovissimo video su Minecraft in FTB Infinity. Ragazzi, continuiamo con le nostre avventure. Stiamo iniziando la Industrial Craft e qua abbiamo un po' tutto in movimento con il nostro generatore che è ancora a 9 di carbone. Cosa stiamo facendo? Ok, l'Electronic Furnace sta facendo un bel po' di polvere di ferro, lo stiamo cuocendo. Qua stiamo estraendo altro rubber wood, cioè altra gomma, quindi stiamo andando a fare. Qua si macera ancora tanto, ma tantissimo ferro. Cosa fare in questo nuovo video? Essenzialmente volevo fare tante cose, ma mi sono reso conto che nulla è tanto facile, quindi avevo deciso effettivamente di farmi un'entrata decente. Vabbè ragazzi, l'obiettivo di giornata è farsi un'entrata. Ok, quindi iniziamo un po'. Non lo so perché mi trovo scomodo ogni volta ad uscire, quindi facciamo qualcosa per entrare. Ok, andiamo a prendere un po' di cobblestone. Sì, c'è tanto da fare, però per il momento facciamo così. Bisogna di raccogliere tanta altra, come si chiama? Tanta altra sì ragazzi, avete capito, non fatemi specificare troppo. Redstone, sì, perché ho poca redstone, quindi ho bisogno di cercare della redstone, quindi dovrò scavare e minare tantissimo. Perché voglio fare tante cose, però per fare tante cose si ha bisogno sempre di tante altre cose. Ed è così la vita veramente si ha bisogno sempre di qualcosa. Qualcosa di fondamentale, qualcosa di importante. Tanto qua è scoppiato sicuramente un creeper, l'avrò fatto scoppiare. E qua non so cosa sto facendo, ma sto facendo qualcosa di quasi poco decente. Creeper! È addirittura morto, wow, grazie. Gentilissimo, io non solo qua, cioè non so neanche come ti ho capito che stai arrivando. Cioè però che ti costa starti fermo? Mamma mia. Mamma mia, chi me l'ha fatto fare? Chi me l'ha fatto fare? Cioè mai avere un creeper per amico. Ok, perfetto, iniziamo subito con la morte. Mi sembra più che logico. Intanto qua chiudiamo. L'acqua per fortuna non si è intersecata. E vabbè, è reso il tutto peggio perché io non so neanche già dove prendere tutta questa roba. Cioè effettivamente mi stanno costringendo ad utilizzare la cobblestone. Cioè io volevo fare tutto bello in terra, invece no, facciamo tutto schifoso. Poi ragazzi, fatemi sapere più o meno come fare il tutto, eh. Ok, qua volevo fare essenzialmente un'entrata, abbiamo detto. Quindi possiamo fare una cosa del genere. Sì, io la faccio in modo abbastanza grezzo, sto facendo. Però mi dite come fare esternamente? Sì, non vi preoccupate, io accetterò i vostri consigli. Basta che me li date, ovviamente. Ok, sì, qua possiamo chiudere anche in questo modo. In modo, io intanto me la faccio barbaramente. Ok, poi ci faremo tutto strafico. Per il momento, vabbè, non stavo dicendo me ne posso andare da questa parte, ma poi ci ho ripensato e ho detto assolutamente no. Io non me ne vado per niente da questo posto. E intanto vediamo se io sto salendo. Ok, non ho problemi. Però sta roba mi fa schifo qua, quindi la andiamo ad abbattere. Vediamo un pochino, perché poi se voglio mettere delle scale per salire non devo avere mai problemi. Perfetto. E qua intanto ci possiamo fare una doppia porta. Vediamo un pochino. Ah, ma poi è alto 2. Vabbè, non fa niente. L'importante è avere giusto una cosa leggermente quasi decente. Poi magari, non lo so, ci trasferiamo, perché no, dai, tanto l'Industrial Craft è solo l'inizio delle nostre avventure, veramente la base di quello che faremo, praticamente questo non è niente, ragazzi, quindi non ci dobbiamo per niente preoccupare. Ok, quindi non è un problema, right, ma poi devi spostare tutta la roba, a parte che si può spostare senza problemi, però per noi non ci sono questi problemi. Ok, fatto così, qua c'è dell'acqua che io sto iniziando ad odiare. Effettivamente il posto non è che mi piace più di tanto, però ce lo facciamo piacere per il momento. E intanto con il nostro tree tap, vediamo un po' cosa abbiamo fatto crescere da queste parti. Ok, abbiamo fatto crescere questo. Adesso si inizia a distruggere tutte le foglie, tranne quelle là che si trovano soprattutto. Il resto non ci interessano, quelle soprattutto vanno lasciate sempre. Quindi mi raccomando, appena prendete ogni qualunque vostro albero di gomma, fate questo. Ok, togliete solo quelle là che si trovano in zona
Perfetto, e lo lasciate in modo grezzo così. Poi con il tritap andate giusto alla parte dove sta la gomma, che è lì sopra, e la cosa non mi piace. Se io faccio così, perfetto, abbiamo ottenuto la nostra resina. Questo qua è, oh, ma c'è anche qua, non l'abbiamo vista. Perfetto, fate attenzione, non ci cliccate troppe volte, cioè fatelo solamente finché vedete che c'è la resina, perché sennò lo prendete un po' a quel servizio, perché non mi ricordo se non cresce più oppure non mi ricordo, cioè qualcosa succedeva, questo me lo ricordo, mi pare tipo poi non cresce più, quindi non vi conviene, oppure più lentamente, boh, vabbè, noi non esageriamo, questa è la cosa più importante. Quindi questi sono i nostri bellissimi alberelli. Ok, qui dell'altra resina noi ce la spappiamo tutta quanta. Quindi con la gomma stiamo messi in qualche modo molto bene. Poi, oh, che alberone. Poi qua devono ancora crescere. Ok, cerchiamo anche di evitare di mettere troppo vicini, ma magari direi anche di toglierli di mezzo. Tanto state sicuri che staremo messi sempre bene in questo caso con la gomma, eh? Perché a parte che non li faremo tutti così, non è che andiamo a vita con l'industrial craft avanti, quindi non vi preoccupate per niente. Questo qua, questo alberello non è che mi piace più di tanto, eh? No, perché ci siamo attaccati a quest'altro albero senza volerlo, però effettivamente questo è l'ultimo. Vediamo un po', ce n'è dell'altro? No, vabbè, era abbastanza piccolo anche. Ok, direi di ritornare a casa, ci dobbiamo fare un paio di porte, quindi direi di abbattere un paio di alberelli. Ok, intanto abbiamo 10, quindi se facciamo estrarre questo abbiamo già 30 pezzi di gomma, attenzione. Va bene, intanto ecco qua, sì, perfetto. Direi adesso di farci questo qua, papapà. Me ne servono due, mi ero dimenticato, stavo pensando alla mia ex partita in hardware. Ragazzi, mi raccomando, sotto l'ultimo video, se arriviamo sui 50 mi piace, continuiamo con la hardcore, mi raccomando, per chiunque volesse ancora vederla. Intanto qua, se premiamo F7, io metto tipo qua e qua. Ok, perfetto, in modo che qua non spawnino almeno proprio qua davanti dei mob. Mi raccomando, se volete far continuare la hardcore, dobbiamo arrivare a 50 mi piace sotto l'ultimo video, quello là intitolato morte. Va bene? Mi raccomando. Ok, intanto qua togliamo, cerchiamo di abbattere qualche alberello. Dov'era l'alberello volante che avevo creato? Dai che ce lo andiamo a distruggere un secondino. Oh, ma qua avevamo messo altra gomma, attenzione. Abbiamo il tritap con noi? Sì, mezzo distrutto, però lo abbiamo. Perfetto. Andiamo con la cobblestone a distruggere tutto sopra. Perfetto. No, non distruggere l'alberello, che l'alberello ci serve, eh. Ok, perfetto, quindi di gomma già stiamo abbondando, ragazzi, ve lo dico io, già stiamo abbondando con la gomma. Oh, attenzione. Ok, io direi già di continuare a fare qualcosa di nuovo, ragazzi, che ne dite? Io direi che dovremmo avere i materiali ma giusti per andare avanti. Dobbiamo solamente dare una piccola controllatina. Ok, facciamo, ecco qua, rompiamo qua perché me lo immaginavo. Qua abbiamo degli stick, della resina. E da questa parte niente, cresce solo là sotto. Vabbè, fa nulla. Vediamo, qua abbiamo un altro alberello. Ce lo sciappiamo tutto quanto. E qua andiamo a rompere. Oh, ma perché è uscito piccolino? Che pizza. Mamma mia, quando sono piccoli sono troppo brutti. E intanto lasciate anche un bel like sotto questo video se vi sta piacendo la serie. E lo so che vi sta piacendo, ragazzi, lo so. Intanto questo, vabbè, questo qua è un po' brutticino. Aspetta, ma questo, ah sì, è rubber wood senza wood. Va benissimo, senza rubber. Va bene, intanto a me mi serve un po' di alberi normali. Ce n'era quello volante, però me lo sono dimenticato. E quindi lo lasciamo volare, quell'alberello. Dov'era? Ah, ecco qua, doveva essere questo. Sì, perché sta volando. Ok, scendiamo a prendere un po' di roba. Intanto, magari, facciamo una cosa del genere. Sì, lo so, è brutto vedere tutta questa cobblestone in giro, però non ci fate caso. Non ci fate caso, poi in qualche modo cambieremo il tutto, non vi preoccupate. Faremo qualche rivoluzione. Magari spawn, faccio tutto, non lo so. Qualcosa lo faremo, non vi preoccupate. Perché in modo barbaro non vorrei lasciare il tutto. Anche se lo stiamo facendo effettivamente. Però queste sono cose a parte, non vi preoccupate.
Ok, là non ci arriviamo. Anzi, sì. Perfetto. Mamma mia, quanto cacchio è grande questo alberello. Ok, abbattiamo pure questo. Togliamo questo. Vai, che lo so che lo puoi togliere. E direi di lasciarlo un po' ancora volare. Va benissimo, dai. Prendiamoci tutta questa roba e rientriamo dentro. Intanto ci sono degli alberelli. Sì, ho degli alberelli. E direi di metterli vicini. Intanto che cos'è questa? È della mana bean. Ok, dovrò vedere che cos'è. Intanto questo qua facciamo così. Intanto e faremo poi i super giganti alberelli. Non vi preoccupate. Questo qua magari facciamo ricresce. Non sulla sabbia perché non cresce un cacchiolone. E direi di tornare a casa. Finalmente abbiamo un rifugio un po' più interessante per uscire. Ok, non ci uccidiamo come prima ora. Perfetto, vediamo un po' qua come siamo messi. Ok, non lavora più niente. Ah, ma qua vabbè, è finito. Beh, qua abbiamo finito, qua abbiamo finito. E qua ci siamo stoppati invece. Vabbè, ragazzi, prossimo lavoro da fare. Vediamo se riusciamo a farlo. Ok, stavo già pensando ai primi pannelli solari. E direi che si può fare, quindi però abbiamo bisogno ancora di un po' di lavoro. Inizierei prima cosa a fare la nostra prima il nostro primo deposito di energia, ovvero la Batbox, che è assolutamente la prima, abbastanza semplice, però ci servono 3 batterie e direi che le dovremmo fare senza problemi. Tanto ci servono i cavi di tin. Il tin item va benissimo. Ok, questa è semplice, ragazzi, è semplicissima. Direi quindi di iniziare. Posiamo però la roba che non mi serve, scusami. Tipo questo. Ah, ok, vabbè, qua non c'è mai spazio. Poi devo iniziare a fare i primi barrel, assolutamente. Sabbia no, questa no, questa no, questa no, questa no, no, no. Ok, posiamo pure la roba che poi alla fine mi serve e non va più bene niente. Questo lo posiamo. Vabbè, ragazzi, sì, sto un po' di disordine, però non vi preoccupate, miglioreremo. Ok, mi serve della tin, grazie. Poi scoprite che la tin non l'abbiamo mai fatta, cioè la tengo tutta grezza, vero? Dov'è la mia tin? Questa è silver, lead, iron. Scusami, mi serve la mia tin. Silver? No. Tin. Dov'è la tin? Scusa, io ne ho trovate in quantità industriali, non trovo la mia tin. Ok, silver. Ah, eccola qua, tin. Vabbè. Dobbiamo farla scuocere. Vabbè. Ok, quindi andiamo vicino al nostro maceratore. Vieni qua. Ok, mi sono dimenticato di fare una cosa abbastanza importante. Tin. Ok. Ok, sta macerando ancora un po' di energia. Non so neanche dove la sta prendendo. Perfetto. Qua gli iron ingot ce li prendiamo. Però abbiamo bisogno di metterci del coal. Va benissimo. Quindi andiamo a fare un po' di coal. 15 direi che bastano e avanzano per il momento. Ta 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 pa 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 pa. Non ti preoccupare, generatore. Non ti farò bruciare più niente. Non ti preoccupare. Intanto iniziamo a prendere le nostre prime. Ok, iniziamo poi a sbattercelo anche nelle electric furnace. Na na na. Dai, vediamo di darci una mossa. Muoviti. Perché le cose che mi servono non le tengo mai a portata di mano? Ok, dai, lavora. Intanto mettiamo di qua. Intanto guardate com'è tutto più bello duplicando. Duplicando è tutto più bello. Andiamo qua, iniziamo già a lavorare con questo poco che abbiamo. Siamo così, perfetto. Poi facciamo così. E però ce ne servono effettivamente. Se io vado in Batbox mi servono 3 di queste. Significa che mi servono 12. Aiaia, me ne servono 12. Io ne ho 4, quindi dobbiamo andare a prendere qualcos'altro. Vediamo un pochino. Perfetto. E ce lo mettiamo qua. Poi rendiamo tutto automatico. Non vi preoccupate, ragazzi. Non vi faccio fare una palla totale. Vediamo un pochino. Mettiamo la tin. Intanto il martellozzo si sta distruggendo, eh? Attenzione. Vediamo un po'. Ok, i 12 tin item casing li teniamo. Adesso ci servono solamente quelli per fare i cavi. Tanto dobbiamo andare a raccogliere della redstone. Magari se volete, cioè se non volete vedere, non ve lo faccio neanche vedere. Però state sicuri che la vado ricercando, ragazzi. Mi metto in caverna, non uso i trucchi, ragazzi, perché poi mi scoccio di giocarci. Ah, però i tin cable potevo già farle. Attenzione. Vabbè, intanto
Abbiamo i nostri cavi, poi facciamo così, poi dividiamo così, perfetto, e ci andiamo a mettere la redstone e facciamo le nostre batterie, che ne facciamo gentilmente solo 3, perfetto, abbiamo fatto le 3 batterie. Poi, fatte le batterie, ci serve un semplice cavo e dell'oak, cioè delle assi di legno. Perfetto, la legna dove l'ho messa? Il materiale che scarseggia maggiormente è proprio la legna. E andiamo qua, facciamo 1, 2, 3, 4, 5, le 3 batterie e il cavo, vero? Perfetto ragazzi, abbiamo fatto la prima bat box, che ce la andiamo a mettere quasi sicuramente, ovvero sicuramente. Oh, oh, attenzione, ai ai ai, ma io c'ho qualcosa di brutto là sopra che devo distruggere, e scoprite adesso che è notte, vero? Non mi dire che è notte. Perché non tengo un letto? Posso farlo un letto? Scusami, ho battuto abbastanza ragni da... cioè ragni, non ho mai combattuto contro niente, però ho un pezzo di lana, lo tengo, questo è sicuro. Però, cioè, wow, veramente non posso farmi un letto. Perché non ho ammazzato neanche una pecora? Ok, questo lo tengo. Però non tengo lo spago, vero? Sì, 2, però non ci faccio niente. Vabbè, dobbiamo per forza uscire di notte allora. Vabbè, ok, usciamo di notte. Mob, gentilmente non uccidetemi. Non attaccarmi, grazie. Io da dove stavo uscendo, scusami? Mi diceva che avevo un albero che mi dava fastidio, dovrebbe essere da questa parte. Vediamo un pochino. Ok, non mi ricordo neanche io, ma è possibile? E invece sì, è possibile. Ok, io qua c'ho l'entrata, dovrebbe essere tipo da questa parte. Vediamo un po'. Sì, perché sento il rumore dei macchinari. Ed ecco qua, tutto quest'albero va tolto di mezzo. Ok. Ok, gentilmente, no, non dar fastidio. No, no, dai, ti ho detto non darmi fastidio. Ma che cacchio mi attacchi? Dai, che sto lavorando, non capisci mai niente. Cioè, uno ti dice, non attaccarmi, boom, che fa, attacca. Mamma mia, che mob stupidi, sono stupidi. Cioè, non troverete mai un posto di lavoro. Quanti ne siete adesso? Oh, basta, dai, lo sapete, mi uccidete. Dai, che c'ho fame. Ma che c'ho fame, devo mangiare qualcosa. Ce l'ho qualcosa. Oh, che fortuna che ho. Vabbè, mangiamo. Ok, dobbiamo rendere comunque tutto l'apparato più sicuro qua in zona, ragazzi, perché non è per niente tutto al sicuro qui. Sì. Mi devo mettere, ragazzi, tutto quanto va distrutto. Dobbiamo farci, magari spianiamo e rendo tutto più sistemato, perché veramente così poi non si può giocare se devono uscire mob ogni 2-3 secondi. Intanto, mamma mia, perché non esiste la Tricapitator in questo gioco? Perché? Perché? Oh, 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 attenzione, però già un bel po' l'abbiamo tolto. Attenzione, attenzione. Ok. Poi, che c'è tutta quella roba lì. Ce l'ho della terra. Sì, posso andare a prendere dell'altra terra? Scendo giù qua, non posso prendere niente. Perfetto. Sì. Ok, questa è casa, si entra da qui. Perfetto, la prossima volta chiudi gentilmente mi Raiton. E terra, abbiamo preso della terra. Perché non ho della terra? Cioè 7 terra addirittura. Vabbè, ci prendiamo la cobbli. Cobbli, quante ne abbiamo? Scusami, perché non me l'hai presa? Ah ok, adesso sì. Usciamo ovviamente spada in mano, perché c'è, cioè, un ragno in zona. Eccolo qua, ma dove t'avvi? Cioè non mi dai neanche lo spago che mi serve, le string. Ok, dove stava il coso che stavamo abbattendo? Dovrebbe essere quello. Sì, questo. Vediamo, posso salire là sopra? Ok, il parkour non è la mia forza, cioè non è il mio forte, però qualcosa ogni tanto riusciamo a farlo. Ok, cerchiamo tutto di abbatterlo. Ok, almeno la cosa buona è quando li abbiamo tolti tutti. Ok, si disintegra pian piano poi tutto quanto. Questa è l'unica cosa al nostro favore al momento, quando cerchiamo di buttare qualcosa a terra come un albero del genere. Ok, vedete che si va pian piano a smembrare.
Però poi dobbiamo ricercare gli altri cosi dove sono. Cadiamo a terra e poi dobbiamo cercare di risalire sopra. No, dai. Proprio nel posto più brutto sono caduto. Vabbè, intanto abbiamo fatto una bat box. La bat box accumulerà energia per noi. Come la accumulerà la nostra energia? Ecco, stavo pensando, come abbiamo già visto prima, con i pannelli solari, probabilmente. Però probabilmente non ho detto che lo facciamo con quelli. Ci stavo pensando, ho detto perché non farlo con quella. Però non è poi così vantaggioso i primi pannelli solari. Però potrebbero sicuramente favorire tantissimo. Ok, intanto cerchiamo di salire un pochino. Ok, stiamo perdendo parecchio tempo così. Tanto troppo tempo. Ok, finalmente fuori un'altra cosa. Però effettivamente mi dà fastidio anche questo. Quindi un po' dovrebbe essere solo questo. Ok, mi piace adesso, mi piace. Perfetto, abbiamo tolto un bel po' di roba. Perché naturalmente abbiamo tolto tutta questa roba? Perché poi se devo metterci i, come si chiamano, i pannelli solari, hanno bisogno di prendere luce. E se ci sta tutta sta roba per mezzo, non prende nessuna energia. Intanto qua devo vedere un po' come trasformare il tutto nel modo più elegante. Però me lo faccio in privato per non darvi, diciamo, fastidio. Ok, intanto qua chiudiamo in questo modo. Vediamo un po' che è successo qua. Tin Ingot 4. Va bene, abbiamo 46 qua. Che lo andiamo a mettere di qua a cuocere. Oh no 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 no, questo no, questo no. Ok, fammi questo. Perfetto, però dobbiamo mettere la bat box, che ovviamente mi sono dimenticato di mettere. Ok, cerchiamo di salire in qualche modo. Perfetto, chiudiamo i buchi stupidi, tipo quello che avevo fatto qui. Sì. E la nostra bat box, a parte che qua adesso va aperto, finalmente. Dobbiamo mettere la bat box. Vediamo un pochino. Mettiamo nel modo giusto. Vediamo, lui sale qua, fa pa pa pa. Così. Aia, aia, messo nel modo sbagliato. Sì, sì, perché nel modo sbagliato, perché se io vado a rompere, vado, perché non posso saltare qui? Ok, battiamo da questa parte, va benissimo, quante scosciature. Ok, se io vado da questa parte, vediamo un pochino, se spacco qui, e il latch, mamma mia, dove sta il... Paura di far saltare tutto in aria, ragazzi. Paura di far saltare tutto in aria. Perché? A parte che il disegno è cambiato da quando giocavo io. Ok, non vedo il pallino dove cacchio sta. Però ci sta questo. Vediamo nell'immagine. Ok, dovrebbe stare a uno dei lati. Ok, qua. Quindi l'abbiamo messa nel modo sbagliato. Però se io faccio così, non si rompe. Ottimo. Però per metterla quindi nel modo giusto, quale sarebbe il modo giusto? Se io tipo la metto così. Ok, perfetto, quindi abbiamo trovato il metodo giusto. Perfetto, quindi abbiamo detto che deve salire da questa parte. Sì, questa parte. Possiamo metterlo tipo qui. Vediamo un pochino. Sì. Adesso gentilmente risaliamo sopra e ce l'andiamo a mettere la nostra bat box. Ok, poi con andiamo a eliminare tutta sta robaccia. Prendiamo i nostri cavi, quanti ne abbiamo? Cioè uno solo, cioè io devo far scendere tanti cavi. Attenzione, perfetto. Copper lo tengo con me. Oh, attenzione, cosa abbiamo con noi? Ho bisogno di cavi, ragazzi. Cavi, veloci. Vediamo un pochino. Abbiamo questa qua, perfetto. Abbiamo la gomma con noi. Andiamo a farcela un secondo. Questo, sì. Due, magari ne mettiamo tre. Cioè, vabbè, non fa male, però prendiamocela. Poi ci serve la forbicina. Eccola qua. Ok, cavi fatti. Adesso ce li trasformiamo un secondo. Ecco qua. Questi qua non mi servono. Poi la gomma ce la recuperiamo. Perfetto. Torniamo da questa parte. Ok, facciamo così. Ta 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 ta. Ah, ma quindi alla fine questo qua ora non ci serve più.
Quindi direi di prendercelo e di metterci magari questo sotto. Questo ce lo recuperiamo. Dammelo. E oh, che non me lo dai? Poi il cavo. Il cavo fantasma, ragazzi. Il cavo fantasma, dove cacchio sta? Oh, perfetto. Mettiamo questo di nuovo qua. E adesso, sperando che non salti niente in aria. Qua salta tutto in aria. No, attenzione. Se io metto un pezzo di... Questo qua va a redstone, si può ricaricare, ragazzi. Se io metto tipo qua uno di redstone, qua prende 800. Scende giù. Se noi abbiamo... Perché non... Io ce l'ho 800 qua. Dovrebbe... Ok, sì. Se io metto qualcosa deve, cioè, deve scendere giù, farmi usare i macchinari. Oh no, qua non funziona niente. Eppure è collegato. Ah no, perché adesso... Attenzione, no, ho fatto io l'errore. Ah. Sì, ragazzi, ho sbagliato. Perché adesso... Perfetto, adesso dovrebbe funzionare invece. Vediamo un pochino. No, non funziona. Perché non funziona? Attenzione. Vediamo di fare altri errori. Ok, forse allora l'abbiamo posizionato in modo sbagliato. Quindi andiamo a eliminare. Però qua ho paura di far saltare tutto in aria. Quindi veramente dobbiamo fare attenzione. Magari togliamo giusto un cavo da questa parte. Sì, perché i danni sono in modo bruttissimo. Li facciamo poi. Ok, calma e sangue freddo. Possiamo, se io la metto tipo così, cioè dovrebbe saltare tutto in aria. Ah no, aspetta, qua adesso è tutto attaccato, vero? E comunque niente parte. Quindi effettivamente te, aspetta, 8000 si è ciucciato. Ok, vediamo un secondo. Quindi se non li prendi da qua, attenzione. No, qua no. No, visto cuocere. Perfetto, quindi è da qua che devi prendere la roba. Vero? Perché adesso sta diminuendo. Perfetto, quindi aspettate. Cioè intanto ho bruciato tutta la redstone che abbiamo, quindi non fateci caso. Quindi se io adesso vado a togliere questo, questo qua, ecco qua, non scende più. Quindi abbiamo capito che la roba scende da qua, dal buchino piccolino. Dobbiamo farlo scendere. Perfetto, quindi adesso posso anche distruggerlo. Facciamo almeno ciucciare tutta l'energia. Dopo che ho buttato tutta la mia redstone, dobbiamo quindi andare per il prossimo video alla ricerca della redstone, perché non possiamo fare più nulla. Ok ragazzi, io direi che per quest'altro video è tutto. Risistemo tutto e ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci.